Archivo Umbria, portale di informazione dedicato alla cultura delle arti e del territorio della nostra regione. Notiziario a cura di Sara Costanzi. Buonasera dal notiziario di Vivo Umbria per Radio Passeggiata. Oggi, giovedì 27 maggio, apriamo con il nostro focus che è dedicato a racconti di immaginazione urbana. Il progetto promosso dal MIP, il Ministero dell'Immaginazione Pubblica, è realizzato dall'illustratrice Giulia Ceccarani e dal videomaker Lorenzo Bernardini. Racconti di immaginazione urbana esplora e anima con l'arte tre luoghi simbolo di Terni, integrando illustrazione, video e storytelling. Rimaniamo sempre a Terni, dove domani sera il Cinema Politeama Lucioli ospiterà Giorgia Surina e il regista Adelmo Togliani per la 16ª edizione del Terni Film Festival con il cortometraggio Neo Cosmo, un'opera che riflette intorno al rapporto tra uomo e macchina e su quella nuova forma di schiavitù che ne è una diretta conseguenza. Ci spostiamo ora nella frazione di Marmore, dove è stata restaurata la storica fontanella e inaugurata con la realizzazione di un murales a opera dell'artista Esther Grossi. Il murales è dedicato alla cascata e alla forza dell'amore fra Velino e Nera. Segnaliamo con piacere che tre autori ternani sono stati inseriti fra i finalisti del premio Ore Contate. Si tratta di Ilaria Alleva, Marta Bonucci e Alessandro Chiometti. Concludiamo l'edizione odierna del notiziario segnalando che mercoledì 2 giugno, per chi lo desidera, c'è la possibilità di intervenire insieme all'associazione Bruna Vecchietti e allo Zoo di Simona per riqualificare la zona limitrofa alla stazione dei bus. Per oggi è tutto, il notiziario di Vivo Umbria per Radio Passeggiata vi dà appuntamento alla prossima settimana. Vivo Umbria, portale di informazione dedicato alla cultura delle arti e del territorio della nostra regione. Notiziario a cura di Sara Costanzi.